In questi giorni nel quartiere 4 di Firenze ricadono due compleanni. Uno l'abbiamo appena festeggiato il 30 dicembre, e cioè il primo compleanno del centro culturale di Via Canova, dove abbiamo la più grande biblioteca della città fuori dal centro storico, un centro giovani e una ludoteca. Tra i dati più significativi è che abbiamo avuto una media di 15.000 accessi mensili alla biblioteca, come abbiamo centinaia e centinaia di giovani che si rivolgono al Sonoria, e una media di 200-300 bambini che vanno a giocare nella ludoteca alla carrozza di ANS. È un primo risultato eccezionale che dobbiamo consolidare in questo 2011 e accrescere ulteriormente. L'altro compleanno invece, che sta per arrivare, ricade in prossimità di San Valentino. I fiorentini ricorderanno che l'anno scorso per San Valentino per la prima volta siamo andati in tranvia, cioè è entrata in esercizio la tranvia Firenze-Scandicci. Anche lì in questo anno abbiamo raggiunto risultati eccellenti, naturalmente non nella fase strettamente estiva o nei primi mesi, ma soprattutto negli ultimi mesi la tendenza già molto buona di suo dell'utenza della tranvia ha raggiunto risultati eccezionali. Nei mesi di ottobre e novembre siamo stati attorno al 1 milione di passeggeri nel mese, e nel mese di dicembre siamo arrivati a 1.200.000, a dimostrazione di un gradimento che non solo è stato positivo fin dall'inizio per la tranvia, per Sirio diciamo noi, perché il vettore della tranvia Firenze-Scandicci si chiama Sirio, ma addirittura che è in forte crescita e continua a crescere negli ultimi mesi. Ci auguriamo che questo continui. Noi si pensa tra l'altro il 13 di febbraio di fare qualche iniziativa di animazione alle fermate sui vettori, qualche iniziativa di animazione musicale per festeggiare il primo compleanno della nostra tranvia, e si spera che anche in altre parti della città molto presto possano utilizzare altri vettori. Questi sono i due compleanni, diciamo, più significativi di queste settimane. Naturalmente in queste stesse settimane stiamo facendo altri lavori e altri progetti per questo 2011, che si presenta molto difficile per quanto riguarda al solito le risorse di bilancio. Tuttavia nel quartiere 4 non demorderemo sul mantenere la nostra rete di servizi, migliorare il nostro verde, migliorare la vivibilità di questo quartiere che in questi ultimi due decenni, diciamo, ha acquisito livelli di qualità alta, e noi vogliamo mantenere questa qualità e accrescerla ulteriormente. Quindi svilupperemo altri progetti, manterremo quelli che avremo, sempre in collaborazione con il nostro territorio, tra le eccellenze di questo territorio, ma questo probabilmente ne parleremo in altra occasione. Oltre al verde pubblico e la rete sociale di solidarietà che abbiamo, abbiamo il fondo di microcredito più grande d'Italia, cioè il nostro fondo essere. Ecco, se ne potrà parlare in un'altra occasione.